che questa presentazione andremo a vedere come dal titolo l'approccio che è stato seguito e una sintesi dei risultati in merito allo studio idrologico e idraulico. Ora, alcuni punti importanti. Come potete vedere, questo studio, come quello idrogeologico che vedete dopo, ha l'obiettivo, la verifica della compatibilità di piano rispetto a cosa? Con le condizioni idrauliche e idrogeologiche del territorio. Il lavoro è stato condotto in due fasi principali. Nella prima, con due obiettivi. Il primo abbastanza arduo, si è dimostrato abbastanza arduo, che disporre la documentazione necessaria ad avviare la procedura di aggiornamento del PAIL, chiaramente limitatamente al territorio comunale. Poi vedremo perché. E poi effettuare le analisi e gli approfondimenti per, diciamo, ottenere un quadro conoscitivo in merito ai fattori di pericolosità idraulica, non solo quelli del PAIL, quindi di origine fluviale, ma anche derivanti da tre tipi idrografico minore, quindi parliamo in particolar modo delle reti di drenaggio, reti fognarie e rogge. La seconda fase invece, ancora in corso, prevede la presentazione di vari documenti per ottenere il parere regionale per la zona idraulica, tavole di sintesi e le norme di piano. Ora, alcune attività che sono state condotte. Vedete, analisi delle conoscenze chiaramente pregresse, in particolare lo studio delle seriane sulle rocce. E partendo da questo abbiamo cercato di ampliare conoscenze che erano solo in parte state sviluppate in passato. Quindi è stata effettuata un'analisi idrologica della parte nord del territorio comunale, intendendo con parte nord sopra la strada Pontebana via Maestra Vecchia. L'analisi del funzionamento della rete fognaria di drenaggio, secondo me abbastanza carente come conoscenze. L'analisi del PAIL, ecco come vedremo dopo, in particolare con la proposta di classificazione di alcune zone particolari, chiamate zone di attenzione, sono emerse col progetto di prima variante del 2012. E in particolare, collegata a questo, l'analisi delle mappe di pericolosità, relativa al decreto 49-2010, che recepisce la direttiva alluvioni. Tutte queste analisi sono state supportate dallo sviluppo di modellistica numerica e anche misure in situ, in campagna. In particolare sono stati sviluppati un modello idrologico idraulico di tipo distribuito per la parte nord, un modello idrologico idraulico semidistribuito per la rete fognaria e un modello idrodinamico bidimensionale per la simulazione degli allagamenti derivanti da piene fluviali. Gli aspetti propositivi quindi del lavoro hanno permesso, vedete, di indagare vari livelli e di approfondire le conoscenze idrologico-idrauliche del territorio. In particolare possiamo dire che gli aspetti propositivi possono riassumersi. Primo, nella classificazione della zona di attenzione, che ribadisco non è stata cosa semplice, per aggiornare il PAIL. La proposta di zonizzazione non solo di quelle aree ricadenti sotto PAIL, ma anche delle aree fuori PAIL, ma appartenenti al territorio comunale, parlo soprattutto per la parte nord e centrale, e la proposta di adottare nel nuovo piano regolatore delle norme di piano che contengano dei riferimenti a un principio fondamentale, già normato in alcune regioni come Veneto, in Germania, Lombardia, che è quello dell'impatto impatto zero in varianza idraulica. Avanti. 10 slide, così, tanto per inquadrare un po' il problema, poi ci caleremo nella realtà. Quando parliamo di modellistica idrologica idraulica, magari per chi non ha mai sentito parlare, cosa intendiamo? Intendiamo un algoritmo e un software computer, si parla di modellistica numerica, che simula il comportamento di un bacino, quindi di un ambito territoriale. A partire da una certa precipitazione nel tempo, di una pioggia che evolve nel tempo, noi la mandiamo dentro il bacino e otteniamo quello che si chiama il programma di piena, un andamento delle portate in una certa sezione di chiusura del fiume, per esempio il ponte Meduna, o può essere in una sezione di una loggia oppure in una sezione di un collettore fognario, per esempio l'arrivo all'impianto di depurazione. Questo viene simulato da un modello. Modello idrologico, quindi è una funzione di trasferimento tra input e output, pioggia e portata.
l'idraulico invece cosa fa? Piglia questi programmi di piena, li mette in testa a delle sezioni che possono essere sezioni fluviali, come questo esempio, oppure sezioni di oggi, oppure collettori fognari, e propaga, come si dice, queste piene, rappresentate da queste frecce, verso valle nel sistema stesso. L'obiettivo qui è di simulare e quindi di determinare le grandezze idrodinamiche, velocità, livelli di potata in tutto il sistema. Quando parliamo di modellazione idrologica e idraulica intendiamo accoppiamento di questi modelli. I modelli idrologici ce ne sono tantissimi, si classificano dal più semplice al più complesso. Normalmente abbiamo modelli globali che prendono un bacino grande qualsivoglia, lo considerano come un unico scatolotto dove piove, c'è una macchinetta che trasforma gli afflussi in deflussi, cioè le piogge in portate, e come unico risultato ho un idrogramma di piezamento delle portate nel tempo. A uno scalino subito superiore di complessità abbiamo i modelli semi distribuiti, tipo quello che abbiamo usato per la modellazione della rete fognaria, e questi come funzionano? Una porzione di territorio viene suddivisa in sottobacini di calcolo, su ognuno di questi viene fatto piovere, si trasforma la pioggia in portata e questi flussi, queste portate, vengono immessi nelle canalizzazioni principali o alvei naturali. Andando avanti ancora, l'ultimo livello di complessità vuol dire rappresentare tutto il territorio in celle, queste microcelle, su ognuna delle quali viene fatto piovere, si tengono conto delle caratteristiche del terreno, geologiche, di impermeabilità e geomorfologiche, quindi relativa alla pendenza, quindi si ottiene a livello di singola cella una trasformazione pioggia portata. I flussi poi vengono fatti scorrere superficialmente per arrivare alle portate nelle sezioni di chiusura. È chiaro che man mano che io utilizzo modelli sempre più complessi, e al giorno d'oggi si utilizzano ancora tutti e tre, maggiormente i primi e via via sempre meno gli ultimi, noi dobbiamo avere a disposizione dei dati. È fondamentale quindi, per esempio, per la rappresentazione del territorio, avere un laser scan completo di tutto il territorio comunale per avere la possibilità di discretizzare poi il dominio in queste celle piccoline di calcolo. Celle piccoline vuol dire qualche metro. Modelli idraulici invece, come si diceva, propagano le acque all'interno di alvei. Anche questa è una classificazione più semplice e più complesso. Possono essere modelli 1D, modelli dimensionali, quindi ho bisogno di cosa? Ho bisogno delle sezioni fluviali, pensate a Meduna, a Loncello, a Bidenza, e su questi vengono propagate le portate ottenute col modello idrologico. Però possiamo avere anche modelli B, dimensionali 2D, sono molto più lenti dal punto di vista del calcolo perché discretizzano il territorio in celle. Vedremo poi l'esempio per il territorio di Pordenone. Oppure un compromesso, e sono anche questi abbastanza sofisticati, è accoppiamento modello 1D e modello 2D qualora si abbia inondazione del territorio. Ok, dopo questa panoramica partiamo con l'applicazione di un modello idrologico distribuito per la parte nord del territorio, caratterizzato da pendenze più rilevanti, caratterizzato da terreni con capacità di assorbimento maggiore, un'assenza di un sistema di drenaggio organizzato e distribuito, per cui abbiamo pensato di realizzare una cosiddetta mesh di calcolo, cioè una griglia che è un intanto che insieme tutte queste cellette piccole che ricevono la pioggia, lo trasformano in portata e quindi poi la possibilità di seguire i flussi sul territorio. Attraverso il laser scan queste cellette formate da nodi, le cellette possono essere pensate come dei triangoli, sono state quotate, ecco qui abbiamo l'andamento del territorio, e quindi l'andamento dei flussi ottenuti inserendo le caratteristiche geomorfologiche,
geologiche del terreno, le caratteristiche pluviometriche, perché devo far piovere, e il risultato è l'andamento dei flussi, dove il colore va sul verde, sono più intensi, che ci ha permesso di valutare quali fossero le zone di concentrazione preferenziali dei flussi sul territorio. Questo ha anche permesso di determinare una suddivisione in bacini, per così dire, in zone, che si vede poco, per distinguere poi una classe, diciamo, di sofferenze idrauliche, non di pericolosità idraulica, che è pertinenza del PAI, ma di sofferenza idraulica per tutte le zone fuori dal territorio. Qui ci limitiamo appunto alla parte nord, sopra via Pontevara, via Maestra Vecchia, via via che passiamo dal blu verso l'arancione, abbiamo zone a sofferenza idraulica crescente, in particolar modo che abbiamo assente, blu, bassa, verde, media, arancione. Il fatto che ci sia questa striscia è dovuto al fatto che i flussi tendono a concentrarsi preferibilmente magari utilizzando le strade come via d'acqua e ad allagare alcuni punti la strada pontebana, come gli è successo. Quindi ecco il motivo di questa fascia arancione, con un displuvio circa via Montereale, e qui non è stato indicato che questa è una situazione più macro, però vedete come il modello per esempio fa emergere questo punto di accumulo di flussi. Qui siamo su via Maestra Vecchia, via Borgo Casone, cioè dove ci sono situazioni localizzate di allagamento. Quindi quella parte nord, diciamo, ha visto una classificazione basata su questo tipo di modellisti. Poi, analizzando lo studio del Seriano, in particolare l'evoluzione del sistema delle logge nel tempo, ci siamo posti una domanda. Vedete, questo è il sistema di tutte le logge al 1750 con la rete di canalizzazione realizzata dalla Repubblica Veneta. Qui andiamo verso il 1860. Notate che passando da una slide all'altra ho delle modificazioni, vedete, nel tempo anche dell'oncello, con delle rettificazioni in particolar modo. Qui abbiamo una situazione subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il grande sviluppo che si è avuto negli anni 50-60 ha portato a questo risultato. Se io guardo la parte alta qui, Roger Colafora, Roger di Molini, vedete l'effetto del tombamento delle logge. Quindi ci siamo chiesti, le logge dovrebbero accogliere acque meteoriche in teoria e recapitarle in corpi idrici superficiali quali il Concello. Potrebbe essere che esistano delle interconnessioni col sistema fognario, non tanto per il discorso logge, che è stato anche abbastanza analizzato a fondo dagli studi precedenti, ma per il sistema fognario stesso. Quindi questo ha scaturito una linea di studio per approfondire dei concetti sul sistema fognario, sul sistema di drenaggio, e per arrivare poi anche lì a un modello che permettesse di determinare eventuali insufficienze del sistema dal punto di vista quantitativo, qualitativo, per pervenire a delle classificazioni di sofferenza idraulica. Allora, questa è una bella figura che fa vedere le canalizzazioni in situazione prima del 1900, tra Loggia, Colafora, dei Molini, che recepivano gli scarichi di fognatura, alcuni collettori qui realizzati dopo il 1900, tipo questo di Mazzini, altri prima del 1900, e quindi le logge una volta servivano come a tutti gli effetti recapito di scarichi di fognari. In questo studio noi abbiamo voluto indagare mediante rilievi in situ l'esistenza di interconnessione tra sistemi, in realtà non ne abbiamo trovati rilevanti, valutare con campagne di misura riportate ai livelli il comportamento idraulico della rete sia in tempo secco che in tempo di pioggia e realizzare un modello per valutare gli scenari, che è quello che si prefigge il piano regolatore. A me non interessa l'evento di 2 anni, 3, 5 anni, a me interessa un evento di 20 anni, più di 50 anni di tempo di ritorno, che è l'orizzonte temporale tipico di piano. Qui si vede poco, abbiamo analizzato chiaramente non tutta la rete fognaria, perlomeno quella in destra, non cello, che era la parte fuori file, per così dire. Quindi in parte abbiamo analizzato anche qualche collettore della sinistra, non cello,
potremmo dire che il modello rappresenta per bene le torsali fognarie che recapitano al depuratore Bolida. Quindi qui, questa è la tira, si vede, c'è una dorsale, canale di Gronda, che riceve tutte le acque e le recapita al depuratore. Qui c'è un sollevamento e Borgo Meduna che immette le acque della zona sinistra dell'uccello al depuratore. E il tutto parte con la suddivisione anche qui in bacini, che abbiamo visto, no? All'inizio. I bacini, queste unità fondamentali dove piove e i flussi li trasformano in portata, ma stavolta i flussi dove vanno? Vanno nelle canalizzazioni fognarie. Quindi, le canalizzazioni fognarie, recapito dei flussi, la modellizzazione dei bacini in termini fognari, come avviene? Vedete, questi possiamo chiamarli i macro bacini, che vengono suddivisi secondo quello schemino del semi distribuito, lì era indicato nella slide come REV, un volume elementare rappresentativo. Quindi un rettangolino, immaginate che è una porzione di questi sottobacini che raccoglie l'acqua, la trasforma in portata e la recapita nel pozzetto di fognatura. Quindi immaginate che ogni sottobacino sia suddiviso in tanti elementini piccoli che raccolgono le acque e ognuno è di competenza del pozzetto. Quindi immaginate questo. Queste sono le traditorie, cioè i pozzetti collegati alle traditorie, gli arrivano i flussi da sopra e questi vengono propagati dentro il sistema fognario. Dimensione dei collettori. Il problema grosso dei modelli, come accennavo prima, è la loro validazione. Io agli studenti dico sempre: il modello, se non è opportunamente calibrato, è una buona PlayStation, ti diverti perché vedi i colori, vedi i flussi, i cammini, le vetture che girano, particolarmente poi i tridimensionali. Ma di fatto la validazione del modello, la taratura, vuol dire agganciare i risultati modellistici alla realtà. In questo caso cosa abbiamo fatto quindi? Abbiamo predisposto, grazie anche a un altro studio parallelo, una serie di strumenti di misura nei collettori fognari, strumenti di misura di portate e livelli. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire entrare dentro, calare delle pertiche oppure altre centine per il fissaggio di strumenti cosiddetti area velocity, che misurano la velocità media, li si mette dentro la sezione del collettore, per cui calcola una portata come velocità per sezione liquida. E poi eventualmente gli ultrasuoni per il controllo del livello. Lo stesso strumento alla base, questa area velocity, si vede qui, si vede qui, un pochino qua sotto, misura comunque il livello di pressione, ma così abbiamo la capacità di incrociare e validare i dati. I pluviometri, due sono stati installati ad hoc, uno sul magazzino comunale, un altro qui via, cos'è via Piave, e abbiamo utilizzato i dati del pluviometro della protezione civile. Quindi ogni bacino, diciamo sottobacino o macro bacino, questi grossi per dire, raccoglie le piogge dal pluviometro di competenza e le trasferisce al bacinetto più piccolino, rettangolare che abbiamo visto. Scusate, ma questo qua non sono pratico. La calibrazione quindi cosa vuol dire? Punto di misura per punto di misura andiamo a verificare la differenza tra la misura pallina in verde e la portata curva in rosso, per dire il modello bene riproduce. La realtà comincia a essere un buon strumento per analizzare i vari scenari. Quindi questo è stato fatto per i vari strumenti, ogni strumento sottendeva un certo bacino, un'area, queste sono le piogge, vedete su tre pluviometri, su un territorio abbastanza vasto le piogge non sono mai distribuite uniformemente né nello spazio né nel tempo, per cui è opportuno mettere più punti di misura della pioggia. E questo è un altro esempio che fa vedere come per confronto con le figure precedenti, vedete qui a destra, io vedo qui le portate, diciamo il regime notturno di Magra sono quasi zero, sono le portate tra virgolette nere del sistema fognario, cioè quelle delle utenze civili, eventualmente industriali. Man mano che vado verso valle, particolarmente nella zona di Torre, ci siamo accorti che, vedete, i minimi salivano di brutto nel giro di neanche qualche chilometro.
Quello che vuol dire che qui, oltre alle utenze civili, c'è qualche altro ingresso che noi chiamiamo parassita. Cioè intrusioni tipicamente da falda, ma la falda vuol dire direttamente o indirettamente, che rappresentano portate pulite di acqua limpida che non dovrebbero essere capitate all'interno dei sistemi fognari. Queste portate arrivano al depuratore, quindi vanno a diluire eccessivamente i reflui, quindi molto spesso capita che le acque all'ingresso al depuratore sono già con 16 in tabella, cioè hanno concentrazioni al di sotto dei limiti tabellari, quindi potrei già scaricare, e pongono tutta una serie di problematiche sul trattamento degli stessi reflui, sull'efficienza del piatto di depurazione, quindi sui costi energetici. Ma sono anche acque che ci sono lì, che non dovrebbero esserci, che occupano una parte di tubo. Per cui se dovesse arrivare anche l'evento meteorico, una parte, una sezione del tubo è già occupata da queste acque, chiamiamole parassite. Quindi ecco che, punto per punto, possiamo vedere una serie di rapporti tra la portata nera, cioè quella dovuta ai abitanti, agli scarichi civili, chiamiamo QN, portata nera, e la portata media di tempo asciutto, quando non piove, misurata in fognatura. Quindi un rapporto tra, per esempio, media di tempo asciutto 20 e una nera di 5, che mi dà 20 diviso 5, 4, mi rappresenta che io ho 4 volte in più una portata che dovrebbe esserci lì in quel posto se andasse a contare tutti gli abitanti. Infatti è stato fatto proprio questo, sono stati contati i fatturati dell'acquedotto sparsi sulle varie vie, ripartiti sulle vie e sui pozzetti, e confrontati tramite le misure QN e QM di tempo asciutto. È venuto fuori che particolarmente la zona qui di Torre ha seri problemi di intrusione di acque. Tutte queste valutazioni poi sono entrate assieme ad altre considerazioni per arrivare a definire questi colori nella nota finale. Quindi ecco, per esempio, questa è la carta di criticità delle intrusioni di acque da falda nei collettori. Si va da zone praticamente con bassa intrusione, quasi assenti, fino alle zone rosse dove le intrusioni sono molto elevate. È chiaro che questo non è il solo scopo della realizzazione del modello, perché qui siamo in condizioni di tempo asciutto, quindi quando non piove. L'altro scopo è, una volta che uno strumento calibrato, agganciato alla realtà, io cosa faccio? Vado a provare degli scenari. Proviamo per esempio un 10 anni, un 20 anni, un 50 anni di tempo di ritorno. Come si comportano i collettori fognari? In questo caso abbiamo suddiviso il sistema in dorsali principali, abbiamo solo quella di gronda, questa azzurra qui, e proviamo a lanciare su tutto il sistema un evento pluviometrico e vediamo il profilo della dorsale. Cioè, immaginate di tagliare verticalmente il terreno con le varie tubazioni. Questa linea tratteggiata rappresenta la linea del terreno. Queste cannette verticali sono i pozzetti, le camerette, e questi grossi, con scala distorta, sono le tubazioni che formano la canalizzazione. In questo caso vedete che anche con un evento di 20 anni, tra l'altro con un idrogramma pesante, Chicago, cioè a picco, non abbiamo grandi problemi di sottodimensionamento, tranne alcune zone. Qui siamo all'incrocio tra via Le Vedole, dove c'è lo sfioratore, dove entra la via Libertà, con particolari ingressi di acque parassite. Vedete quello che qui il sistema è in crisi. Qui lo stesso, siamo nella zona bassa dove si immette i pompaggi del Borgo Meduna, quindi cominciamo ad avere delle sofferenze, ma globalmente non abbiamo grandi problemi di sofferenza idraulica delle canalizzazioni. È chiaro che questo va bene se non c'è del basso. Quindi io qui ho scritto flusso libero, perché stiamo simulando una condizione in cui non c'è una ventina. Per cui se io invece vado a simulare la condizione con una piena dell'uncello che deriva dalla piena del Meduna, vedete la parte finale che si trasforma in un reflusso, come si dice, rigurgitato. In questo caso
la canalizzazione tende a trovare un tappo in fondo, non è che l'acqua non va avanti, l'acqua va avanti lo stesso, perché c'è un gradiente idraulico, come si dice, una volta a valle, ma di fatto le crisi cominciano ad aumentare. Bian Martelli è uno dei primi che comincia a entrare in crisi, per esempio. E proprio la parte di fluviale, di interconnessione tra fiumi e rete fognaria, che ha aperto poi la strada per tutto l'aggiornamento del pile e l'analisi dettagliata anche dell'idrografia maggiore, come si dice, per andare a vedere a questo punto la parte bassa del territorio. Perché è venuto fuori la necessità di effettuare uno studio approfondito per quanto riguarda il fiume? Dunque, se guardiamo quello scritto qui, vedete che per la verifica di compatibilità idraulica è stato necessario riferirsi alle perimetrazioni delle zone pericolose del pile. Progetto di prima variante 2012. Il progetto di prima variante 2012, approvato nel novembre 2012, ha introdotto una cosina che prima non c'era, le zone di attenzione, che sono delle zone, dopo le vedremo, che sono indici di pericolosità. Cioè il pile, l'autorità di bacino in questo caso dice: guarda che lì ti metto una bandierina, ci potrebbe essere dei problemi, è un indice di pericolosità ma non l'abbiamo ancora indagato, tac, metto qualcosina lì. Non associo a quella zona una classificazione P1, P2, P3 del pile, dico solo che potrebbe essere invece che P1, P2, P3 eccetera. L'altro aspetto è che la classificazione di queste zone è risultata propedeutica alla fase di relazione della relazione di compatibilità idraulica, e questo è previsto sempre nelle norme di attuazione. Dice: guarda, gli strumenti urbanistici nuovi, in fase di attuazione, devono procedere alla classificazione di queste zone di attenzione senza dare delle linee guida. Quindi, cosa abbiamo fatto? In prima istanza abbiamo preso le nuove mappe di allagabilità, quelle collegate al recepimento della direttiva alluvioni del 49/2010, abbiamo usato quelle per vedere cosa succedeva dentro le zone di attenzione. Le mappe di allagabilità vi danno, al di fuori delle fasce fluviali, cioè al di fuori delle fasce azzurre del pile, tutti i shape file, cioè gli andamenti dei tiranti, quindi le profondità dell'acqua, suddivisi in quattro classi: da 0,05, da 0,5 a 1, da 1 a 2, maggiore di 2, con 4 tonalità di azzurro. Per cui abbiamo detto: beh, sovrapponiamo le mappe con le zone di attenzione, vediamo cosa succede dentro, e diciamo che in base a quel confronto assumiamo la classe di pericolosità per le zone di attenzione, cioè guardando solo dentro le zone di attenzione, non uscendo fuori. Il problema era questo, che in alcune zone del territorio ci si è accorti come questo approccio presentava alcuni problemi, tipo centro storico e centro grosso interporto. Questo è il PAI, progetto di prima variante 2012, quindi quello ancora in vigore, con le zone di attenzione che vedete marcate in rosso, e non sono poche queste zone, pesano parecchio su tutto il territorio comunale. Questo è scritto ancora in bozza, comunque sono le mappe di allagabilità, vedete, non c'è quasi niente perché rappresentano l'allagamento solo fuori, come si diceva, della zona fluviale. Quindi quei toni di azzurro e blu sono le quattro classi prima definite, 0,05, 0,51, 1 e 2, maggiore di 2, fuori dalla zona fluviale. Ingrandendo per esempio il centro in grosso interporto, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che, vedete, questa è anche ruotata come figura. Comunque, questa è la sede del centro in grosso interporto. Qui siamo, queste linee gialle, con il P2 del PAI. Chiaramente errato. La mappa di allagabilità della direttiva alluvioni, chiamiamo così, riproduceva gli stessi errori. Quindi dava zone tra 0,05 e 0,51, tra 1 e 2, al di sopra del rilevato, posto a 23 metri, del centro interporto, centro in grosso. Qui abbiamo detto: ma probabilmente hanno usato la stessa modellistica, lo stesso approccio, e ripetendo gli stessi errori in alcune zone, non dappertutto, chiaramente.
Questa è una di quelle. Quindi, queste invece nella zona attenzione, se noi avessimo usato la tecnica dentro la zona attenzione, diamo la classificazione in base ai risultati della direttiva alluvioni, avremmo ottenuto questo. Quindi questo era lo stato di fatto, zona P2, vedete bene qui, accento in grosso, zona di attenzione, fascia fluviale. Avremmo ottenuto una zona P2 confermata, qui non ci toccava niente, più una zona P2 nuova, questa specie di fascia gialla, AU. Questo non era l'unico caso, ce n'erano altri, quindi abbiamo detto, beh, se noi ci mettiamo a sviluppare un modello di simulazione ex novo, o anche abbastanza dettagliato, sfruttando i risultati della direttiva alluvioni, ma solo al contorno, cioè a Ponte Meduna e alla confluenza l'Uncello Meduna, e guardando dentro, cioè tra le due sezioni del territorio comunale, in maniera più approfondita cosa succedeva, abbiamo ottenuto questo risultato qui. Vedete, in giallo il P2 è proposto dal modello, in verde il P1. Per esempio, queste case che prima andavano in P2, mi pare che sia stata anche un'osservazione, queste sono state retrocesse in P1, di fatto non vengono legate qui. Non vengono legate come da P2, ma semplicemente da P1. Vabbè, sulla parte modellistica vado via veloce. Alcune curiosità, è stato un modello abbastanza pesante, 390.000 nodi, ha analizzato questa zona qui, in blu le depressioni, in rosso le zone più elevate, e 460.000 celle, quelle celle di calcolo dei modelli 2D idraulici che vedevamo prima. Il lato medio è stato preso pari a 8 metri, chiaramente quotando questi nodi con il laser scan. Vediamo alcune zoom sulla zona centrale. Qui vedete il rilevato, zona Villanova, interporto centro in grosso, qui abbiamo la zona di Valle Uncello, si vedono bene i vari lughi, questo mi pare sia l'Uncello, qui abbiamo il lugo di valle, l'argine nuovo, e tutto chiaramente viene ben fuori dal laser scan, la zona delle discariche, confluenza Uncello Meduna. La zona è stata suddivisa in funzione della destinazione d'uso in tante poligonali, alle quali sono state attribuite le caratteristiche idrauliche. Questo è importante, il modello non si inventa le piene che arrivano da monte, quindi ha tutto il sistema Cellina Meduna con Ravedis dentro. Il modello ha preso pari pari gli idrogrammi di piena e i risultati idrologici a Ponte Meduna e alla confluenza Uncello Meduna. Questo è importante, perché questi dati qui sono stati forniti dall'autorità di bacino, sono quelli ufficiali in base ai quali sono stati fatti le mappe che si vedeva prima, ma l'errore delle mappe che si vedeva prima non è attribuibile a questi idrogrammi di piena o idrogrammi di livello, ma è attribuibile all'errata rappresentazione topografica del territorio. Quindi il modello parte dalle stesse condizioni al contorno, ma ha una rappresentazione territoriale molto più, diciamo, spinta. In effetti qui avete un esempio di allagamento che, se confrontato con i risultati della direttiva alluvione, vedete presenta, per esempio, qui alcune differenze. Per il resto vedete che le zone battono abbastanza bene. Tutto questo è entrato assieme alla classificazione della zona nord e centrale per aggiornare quindi il PAI e dare una classificazione per la zona sud, quelle soggette quindi a PAI. Il risultato sono tavole di sintesi, questa cosa generale, dove avete in leggenda due tipologie di classificazione. In basso quella del PAI, quindi perimetrazione aree fluviali, azzurro, P1, verde, giallo, P2, arancione, un po' più chiaro, zona P3. Per quanto riguarda la parte superiore, queste quattro classi derivanti dalla modellistica idrologica della parte nord, la parte di
modellazione fognaria e altre considerazioni, questo è importante, relative per esempio alla inclusione di acqua e parassite, alla dimensione dei collettori per quanto riguarda la parte centrale. Queste sono suddivise in una parte in area a sofferenza idraulica assente, a sofferenza idraulica bassa, media e notevole. Il notevole soprattutto è dovuto anche all'urbanizzazione del territorio, quindi alla possibile risposta che può avere in termini di portata di piena, non necessariamente lo so dire allagamenti, ma il fatto che se io qui devo realizzare nuove trasformazioni, sono già in una condizione in cui i coefficienti per così dire di assorbimento sono molto bassi, il territorio è molto urbanizzato. Ed è proprio in base a questa classificazione che stiamo lavorando adesso alle norme di piano. Ecco qua. E per le norme di piano pensavo proprio, anzi già in fase di relazione, di inserire alcuni concetti fondamentali che in altre regioni hanno già recepito, già legge, relativi alla trasformazione del territorio a impatto zero. Cosa vuol dire questa cosa? Detto brevemente, se io ho un territorio che via via viene urbanizzato con queste grigliette, con questi quadratini grigi, può essere che gli allagamenti aumentano, come di fatto sta succedendo. Quindi per esempio può essere che con delle opere idrauliche, vedete qui la confluenza tra questi due corsi d'acqua, io risolvo localmente il problema, per esempio verso gli argini, ma trasferisco verso valle il problema stesso. Il procedere dell'urbanizzazione quindi aumenta i coefficienti di risposta, parità di pioggia o delle portate molto più alte, quindi molto maggiori probabilità di allagamenti, e non è detto che le opere idrauliche volte a contenere le portate di piena dell'alveo siano risolutive, magari lo sono qui, ma non a valle, perché trasferiscono un problema. Le idrogrammi di piena, che li abbiamo imparati fino alla prima slide, quindi cosa subiscono? Subiscono una trasformazione che dalla fase 1, vedete questi pallini, portate basse nel tempo, aumentano via via, portate sempre più alte nella stessa sezione del corso d'acqua, ma arrivano anche più velocemente, vedete che i picchi tendono ad arretrare. Questo è il fenomeno tipico proprio della risposta dei bacini idrologici a fronte dell'urbanizzazione. L'idea quindi attuale è quella di dire non peggioriamo ancora questa situazione, non cresciamo con i rami di piena ancora più alti, vuol dire ancora allagamenti, ma cerchiamo di o tornare indietro, cioè abbassare e rallentare i rami di piena, e o fare, o perlomeno non peggiorare una situazione abbastanza compromessa. E questo può essere fatto, vedete, adottando opportune azioni compensative. Cosa sono? Sono anche opere, non è solo normativa, sono anche opere che in base a una classificazione, per esempio degli interventi, la ripetiamo qui, dicano cosa bisogna fare. Può essere che nella zona alta, se devo agire con una trasformazione che mi aumenta i coefficienti di flusso, come li chiamiamo, cioè l'impermeabilità del territorio, io mantengo le portate uguali prima e dopo in variante idraulica, mettendo delle vasche di dispersione dei flussi, delle zone dove aumento pozzetti perdenti, trincee drenanti, aumento la capacità di drenare l'acqua in eccesso, e questo può essere fatto in relazione anche alla tipologia del terreno. Il Veneto limita fortemente l'infiltrazione dei terreni, vedete? In caso di terreni ad alta elevata capacità di accettazione delle piogge, coefficienti di filtrazione maggiore di 1,3 e frazione limosa inferiore al 5%, in presenza di falda freatica sufficientemente profonda, qui va bene, poi dopo vedrete il dottor Contratti che parlerà di falde, e di regola in caso di piccole superfici impermeabilizzate, è possibile realizzare sistemi di infiltrazione per garantire l'invarianza idraulica. Quindi sono opere. Tuttavia le misure compensative andranno di norma individuate in volume di invaso per la laminazione di almeno il 50%. Volume di invaso vuol dire vasche, non per infiltrazione, ma stoccare, accumulare dei flussi momentaneamente per poi rilasciarli gradualmente. Addirittura, Veneto, soprattutto nella parte di pianura è ancora più cattivo, qualora si voglia aumentare la percentuale di portata attribuita all'infiltrazione fino all'incidenza massima del 75%, 35% di infiltrazione e 25% con vasche che accumulano i volumi d'acqua, il progettista dovrà documentare attraverso appositi elaborati
la funzionalità del sistema a smaltire gli eccessi di portata prodotta dalle superfici, ma riferendosi a eventi veramente pesanti, 100 anni in collina, 200 anni in pianura, che vuol dire piogge disastrose. Quindi in sostanza, oltre provvedimenti di infiltrazione che potrebbero essere assunti nella zona nord, per le zone rosse, le zone arancioni, dove chiaramente per esempio non si potranno più fare scantinati, come in altre zone soggette a PAI, potremmo eventualmente provvedere alla realizzazione di vasche per mantenere invariati i flussi prima e dopo la trasformazione. Quindi con delle vasche, vedete qui in blu il diagramma di piena a fronte della mia trasformazione, in azzurro orizzontale la massima portata tollerabile a valle, quella che per esempio c'è adesso, quindi io devo tagliare tutto quello che è in eccesso. Tagliare questo idrogramma blu vuol dire prendere quest'area azzurra, che è un volume, e metterla da qualche parte, per esempio in un'opera di invaso. Oltre a questo, qualcuno di voi saprà già che esistono anche le vasche di prima pioggia, ma quello è un discorso relativo all'inquinamento delle acque, che comunque comporta l'invaso perlomeno delle prime piogge, sono anche quelle più inquinate, che vengono, diciamo, un po' prima del picco di portata di piena. La normativa relativa alla realizzazione di queste vasche, al calcolo di volumi, a seconda della zona dove sono, dovrà essere sviluppata in fase di scrittura per le norme di piano agganciate al piano regolatore. E riteniamo che questo aspetto sia particolarmente importante, proprio perché cominciamo a mettere dei picchetti per vincolare le trasformazioni. Non si dice non si può fare niente, si può fare, ma predisponendo una serie di linee guida.